Mia family, bonjour. Anche oggi inizio questo vlog direttamente dalla spiaggia. Oggi è domenica e abbiamo dormito qua la notte scorsa. Abbiamo preso un appartamentino proprio vicino alla spiaggia, ma stasera torniamo a casa. Però oggi abbiamo ancora la giornata qui. Si vede che è domenica perché in confronto alla volta scorsa è strapieno di gente. Per farvi un'idea. Ok. Strapieno, però almeno non ci sono le onde pazzesche che c'erano la volta scorsa. In realtà sono un po' hangover perché ieri sera ho bevuto qualche cocktail di troppo, diciamo così, e ho una specie di vuoto delle ultime ore della serata, ma fa niente. Cosa che non mi capita mai praticamente. E stamattina mi sono svegliata e avrei dormito altre 10 ore, onestamente. E basta, Eric si è arrabbiato perché non ci hanno sistemato bene gli ombrelloni. In realtà uno sta praticamente cadendo e il tizio ha detto che tornerà, ma secondo me non tornerà mai. Sì, un po' così. E questo quanto sostanzialmente per questo recap che vi ho fatto della giornata. Onestamente probabilmente non dovrei più bere tutti questi cocktail perché... quando avevo 20 anni era un conto, probabilmente. Adesso è un po' diverso. A parte questo, abbiamo mangiato una brioche con la marmellata. Che tra l'altro qui nei bar non hanno brioche. Non so con cosa facciano colazione, però tipo le brioche. Solo là non avevo. Forse solo là? Boh, non so, sembra strano. Insomma, boh. Siamo entrati in un bar e non avevano né brioche né niente per fare colazione, quindi siamo andati a prenderle nel supermercato. E ho bevuto un multivitaminico che non ho ben capito se era yogurt o succo o una via di mezzo, comunque non era male. E il programma per oggi è soltanto di poltrire e non fare niente, e probabilmente mi addormenterò di nuovo sulla sdraio. Altra cosa che mi riesce, e di solito non mi riusciva, ma dormire in spiaggia. Ragazzi, siamo sempre al mare, è già pomeriggio in realtà, è passato un po' di tempo, ma ci hanno raggiunto degli amici e quindi voi lo sapete che non mi va mai di filmare, di insomma costringere le persone, specialmente quando si è al mare, così in vacanza, tra virgolette, non mi va insomma di puntare una videocamera. E quindi non sto filmando tanto per questo, ma spero comunque che vi piacerà questo video. Mi piace rendervi partecipi delle mie giornate comunque, anche se magari riesco a filmare poco, ma quello che riesco, per me è bello condividere le mie giornate con voi. E quindi sì, ci hanno raggiunto degli amici, adesso siamo qua con loro. Non so se poi più tardi andremo a mangiare qualcosa assieme oppure no, perché abbiamo un'ora di macchina, tipo un'ora di strada fino a Trieste, e Eric domani mattina lavora. E quindi e io invece stavo parlando perché la ragazza che appunto vi dicevo ci ha raggiunti, lei lavora in un'agenzia immobiliare, e insomma stavo parlando del mio appartamento perché la nostra idea è un po' insomma vendere, la mia idea è appunto vendere un appartamento per poi con Eric comprarci una casa assieme. E sono molto contenta perché lei mi diceva che appunto il mio appartamento potrei rivenderlo per praticamente quasi il doppio, anzi il doppio praticamente di quello che l'ho pagato, quindi è un'ottima ottima notizia questa. E questo è quanto, praticamente non abbiamo fatto altro, ho mangiato un panino al salame e non abbiamo fatto altro, abbiamo fatto due bagni, il mare non è niente di più, è sempre abbastanza pieno di gente. Stiamo tornando dal mare e stavo leggendo i commenti che mi avete lasciato sotto l'ultimo video, quello sulla legge dell'attrazione, e mi fa super 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 piacere che, vabbè, che vi sia piaciuto, che comunque io sia stata in qualche modo esaustiva, nel senso che mi sono spiegata bene, anche se, cioè, non so come, perché per me è tutto un po' una confusione quando faccio i video parlando a ruota libera e non sto, magari non mi segno i punti che voglio dire, eccetera, secondo me faccio un po' di confusione. Però invece mi avete detto che vi è piaciuto e che
si è capito comunque quello che volevo dire, quello che volevo trasmettere, quindi mi fa super 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 piacere e ringrazio tutti singolarmente, uno per uno, quelli che si sono visti tutto il video intero, perché era quasi di un'ora, mi sono resa conto, ma vi giuro che filmandolo non mi sono resa conto che sia passato così tanto tempo. Poi nel montaggio ho visto, cavolo, un'ora di video, oh mio Dio, e non potevo tagliare perché comunque mi seccava, cioè non volevo togliere pezzi importanti. Però mi sono resa conto, perché di solito la batteria, quando l'ho appena caricata, non si scarica mai così in fretta. E durante quel video si è scaricata completamente, l'avevo appena tolta dal caricabatterie ed era scarichissima. Quindi penso che sia stato uno dei video più lunghi sul mio canale, una roba del genere. Magari escludendo i vlog, penso, boh, non lo so. Comunque sono super 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 contenta che vi sia piaciuto. E niente, adesso stiamo tornando verso casa e speriamo che non ci sia coda, tanta coda per tornare a casa. Probabilmente sul confine ci sarà. Voglio sempre filmare il confine, ma dopo ho paura della polizia, che non so che cosa mi dice, tipo ci fermano, non torniamo più a casa. Sì, comunque è piaciuto tanto la canzone che cantavi, è piaciuta tanto. Sei contento? Già. Ah, ok. Hai letto i commenti? Alcuni sì, non tutti. Non hai letto tutti i commenti? No, perché andavo in acqua o leggevo. Sì, ma nei giorni scorsi sì, però. Ma eravamo intenti a mangiare gelati, pizze, sì, pesce. Sì. No? Sì. No, vabbè, qui è molto molto bello comunque. Anche se ovviamente sabato e domenica c'è parecchia gente, però molto molto bello. Se capita, se vi capita, passateci. Intanto Eric mi diceva, proprio a proposito di questo posto, che è l'unico posto in Istria che ha la sabbia. Io sabbia, sì. Che tu sappia. Però l'avete notato anche voi nei commenti, insomma, chi conosce più o meno la zona, ed effettivamente lì a Zambrattia c'è la sabbia, c'è questa piccola spiaggia, c'è la sabbia. Infatti non sapevo che esistesse neanche io un posto in Istria, perché so in Croazia, però magari le isole un pochino più a sud che hanno, c'è appunto la sabbia, però qui non lo sapevo. E notare che io vado al mare e praticamente non mi abbronzo, però sto sempre all'ombra, ragazzi, vi devo dire la verità. E Eric invece si è ustionato un po', tipo un modello solito ad agosto, cioè. Però tu sei già più, cioè, sì, ma con tutto ciò che mi sono messo la crema. Ringo, eh? Sì, ma tu te la devi riapplicare la crema, non è che puoi metterti una volta. Ho messo tre volte oggi. Tre volte? Sì. Sì? Beh, ma infatti ti sei ustionato male quando ti sei messo la crema solo una volta l'altro giovedì. Io invece sto all'ombra, metto la crema per quando vado in acqua e poi sto all'ombra, ragazzi. Ecco, spiegato il segreto perché non mi abbronzo, perché non sto al sole sostanzialmente. Però un po' la schiena in realtà mi sono... spalle sono. Sì, perché l'ultima volta è perché stavate entrando tutti in acqua e volevo raggiungervi e non mi sono messa la crema, quindi immaginavo. Ok ragazzi, non c'è tantissima fila, anzi quasi niente. E qui stiamo per andare dalla Croazia in Slovenia, e quello là è il confine. Tornati a casa. Ho già rimesso tutto a posto, valigia eccetera eccetera. Ragazzi, mi sono ustionata le spalle e mi bruciano alquanto. Però solo le spalle, non so. Beh, anche tu sei abbastanza fucsia, comunque, cioè. Guardate le spalle. Ta-na-na. Bronzatura. E nel frattempo abbiamo ordinato sushi. E come al solito ho preso i nigiri al salmone, poi gli edamame, i maki al salmone, poi i roll fritti sempre al salmone, e poi questi sono quelli con il Philadelphia, ragazzi, consigliatissimi se non li avete mai provati. Salmone Philadelphia, buonissimi. E anche questi sono salmone Philadelphia. Questi invece sono salmone e avocado, che non so mai come si chiamano, osomaki, futomaki, non lo so. Comunque questi sono con salmone e avocado. E poi Erika ha preso il... cos'è? Nigiri misto, mix misto, sushi misto, sì, sushi misto. Nigiri misto.
Ho messo su una lavatrice, ragazzi, sono veramente cotta, ma come vi dicevo anche nell'altro video, il mare mi sta stancando un poco. Eric si è già addormentato, ma domani lui si deve alzare presto. E anch'io in realtà mi devo alzare relativamente presto, perché viene questa nostra amica qui a fare le foto all'appartamento per poi metterlo in vendita. E ovviamente, il che mi rende molto emozionata. Sto parlando piano perché non voglio svegliare Eric di là. Il che mi rende molto molto emozionata, perché ovviamente l'idea è appunto quella di comprare casa assieme. Quindi sì. E voi mi seguirete, ci seguirete in tutto il percorso, ovviamente. Comunque vi ho fatto vedere il bracciale che ho trovato con il nome Nicole. Sì, faccio sempre fatica a trovare le cose con il mio nome, stavolta ce l'ho fatta. Gatto Denver, gatto Max, come al solito sono sempre sempre insieme. Gatto Max, gatto Denver, io chiamo Max e rispondi tu, amore mio con questa pancia, con questo pancio, mamma mia, sei tutto morbido, soffice, sì, fai pru pru, amore mio, dai bacini tu, sei il gattino più bravo in tutto il mondo. Tutto il mondo, non c'è un gattino più bravo di te. Sei bellissimo, amore mio. Sei bellissimo. I baci. Tanti baci. Tanti baci. Poi io adoro i polpastrelli. Ah, mi tieni proprio per darmi i baci. I bacini. Oddio, Denver, mi è tutta sbavata. Che... mamma mia, questo gattino. Io amo i polpastrelli dei gatti. I polpastrelli dei gatti. E qui gli è venuto una specie tipo di callo. Che non so sinceramente che cosa sia, ma ce l'ha già da un po'. Perché mi tieni per darmi baci, amore mio? Hai le lentiggini anche sotto i polpastrelli? Hai le lentiggini sui polpastrelli, amore mio? Cioè mi tiene proprio, capito? Oddio santo, gatto Denver, amore mio, mi sei mancato anche tu tantissimo. Mi fai solletico, amore mio, in questa pancia. Dov'è il tuo compare? Gatto Max? Gatto Max, vieni qua, gatto Max. Vieni qua, gatto Max. Buonasera. Buonasera, gatto Max. Sei bellissimo. Ho dei baci anche tu in videocamera. Grazie. Grazie. Baci. Sì. I baci. Amore mio. Voi sempre insieme, voi due. Andate super d'accordo. Io sono super contenta di ciò. Super, super contenta di ciò. Anche tu dai tanti baci. Quanto siete dolci voi due, quanto siete dolci. A te gatto Max, nei commenti ti dicono che sei l'unico gatto pesoforma della casa, il che è vero. Siete tutti un po' ciccioni voi altri, sì, tutti dare i baci. Amore mio. E tra l'altro ragazzi, dobbiamo festeggiare perché ho visto Eric in realtà poco fa e siamo 700.000 su YouTube. Oh mio Dio, non ci posso credere. Per me è stranissimo, non avrei mai pensato neanche di arrivare a 7.000, figuriamoci a 70.000, figuriamoci a 700.000, ci rendiamo conto? Io non riesco a rendermi conto. Comunque grazie a tutti per questo traguardo super 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 importante. E fatemi sapere che cosa volete che faccia per festeggiare. Una cosa ve l'avevo promessa e sarà quasi sicuramente una torta per i 700.000. che io mangerò in un mukbang, ovviamente non tutta, spero, mi auguro, però voglio fare come ha fatto Trisha per, non so cosa ha fatto lei, per i 2 milioni, 3 milioni, non lo so, 4 milioni, boh, però voglio fare la torta con su scritto 700k e mangiarmela con voi in un mukbang, assolutamente. Tra l'altro in questi giorni, allora, oddio, guardateli, vi prego. Un po' si lavano, un po' giocano, ah, ecco, adesso inizia la lotta. Fantastico che si vogliano bene, che giochino, sono proprio compagni di giochi, è bellissimo. Che ridicoli che siete, siete veramente ridicoli, siete ridicoli. Ah, l'ha scompigliato il pelo, l'ha scompigliato il pelo.
Comunque, magari datemi anche voi qualche consiglio per uno speciale 700.000, che cosa vorreste vedere, o se avete visto qualche youtuber fare uno speciale per il raggiungimento di un tot di iscritti che vi piacerebbe che facessi anch'io, perché lo farò, fatemi sapere. E niente, io adesso mi metterò al montaggio di questo vlog, così domani... Ah sì, e domani voglio filmare probabilmente, perché ho già, in realtà, ho chiesto a diversi youtuber. Dovete sapere, voglio fare il video, gli youtuber decidono cosa mangio per 24 ore, ve l'avevo anticipato anche su Instagram, e quindi ho chiesto a diversi youtuber di consigliarmi colazione, pranzo, cena, merenda, eccetera. Quindi domani penso filmerò questo video, e però devo andare prima a recuperare le cose che gli youtuber hanno deciso per me che devo mangiare, e poi posso filmare il video, quindi sarà molto molto interessante. Tra l'altro, che sono stati molto specifici nelle loro scelte, e vi anticipo che ci sarà Gianmarco Zagato, ci sarà Issima91, ci sarà Adriana Spinks, non mi ricordo, e scusami, ma io sono pessima per ricordarmi i nomi, e poi c'è, vabbè, Chiara e Carlita Dolce, quindi mi fa molto molto piacere, anche se avrei voluto chiedere a un sacco di youtuber di partecipare a questo video, però avrei dovuto mangiare un po' troppo, quindi non potevo. E poi voglio fare anche il video in cui abbraccio i miei gatti troppo a lungo, e voglio vedere le reaction. Comunque, vaneggiamenti della sera, ragazzi, comunque davvero grazie 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 per i 700.000 iscritti, che è una soglia importantissima, e ve ne sono davvero grata. Vi mando un bacio grandissimo, buonanotte. Adesso non è tardi, sono le 11:10, ma sono stanca stranamente, forse perché ieri abbiamo dormito pochissimo e sono ancora in hangover praticamente. Che vergogna. Comunque, un bacio grandissimo, noi ci vediamo domani con un nuovo video, che probabilmente sarà quello in cui gli youtuber scelgono che cosa mangio per 24 ore. Oh mio Dio, ne vedremo delle belle, preparatevi. Un bacio grande, ciao, a domani.